Oggi girasoli. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi dipingiamo un girasole ad acquerello. Ti faccio vedere una tecnica semplice, veloce, pura e pulita per disegnare un bel girasole. Prima però ti ricordo di andare a cercare in tutte le librerie il ricettario dell'arte, il mio libro con tutte le ricette relative ai materiali dell'arte che puoi fare comodamente a casa tua per avere materiali utilissimi e buonissimi da spendere nella tua attività creativa. In più ti invito a seguirmi in tutti i miei social, Facebook, TikTok, Instagram e anche nei miei due altri canali, Ombretta e Due Cuori Una Cappa, il mio canale di lifestyle e quello di cucina. Vi lascio tutti i link qui sotto. Ma adesso basta parlare e andiamo a dipingere un bel girasole. Ed eccoci giunti al tutorial di come fare un girasole. E allora, prepariamo una pozzanghera con giallo cadmio, giallo limone, ocra e diluiamola moltissimo. Cominciamo da un centrale. Poggio, schiaccio e tiro su. Poggio, schiaccio. E dopo ripasso con un secondo giro. E un terzo più intenso. Poi facendo una miscolanza di blu, bruno e una punta di lacca di chiarenza, creo un bruno freddo e dopo aver fatto asciugare ben bene, immetto una puntinatura. Voilà! Adesso con un pennellino super sottile bagno con giallo e una puntina di quel bruno che ho creato e lineo le venature dei petali. Poi piano piano facciamo le profondità scurendo i punti tra un petalo e l'altro. Più ne faremo, più dettagliato verrà il nostro girasole.
voilà! E questo è come disegnare un girasole in maniera abbastanza veloce, semplice e carino ad acquerello. Quindi vi lascio alle foto e ci vediamo dopo. Visto che bello il nostro girasole, guardate com'è delineato in ogni suo piccolo particolare. È un modo veramente gentile, quasi grafico, di dipingere. In un prossimo video invece vi farò vedere un girasole pittorico, qualcosa di più veemente, seppur ben studiato e strutturato, però qualcosa che assomigli più a un quadro e meno ad un'illustrazione come questa. Bene, non mi rimane che salutarvi, rimandarvi al prossimo video e dirvi che da Ombretta ed Arte per Te è tutto. Alla prossima volta, ciao!